Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Ancora una volta, buon anno a tutti. Siamo al commento del Vangelo nel 2024 e iniziamo ancora con due feste accoppiate. Già siamo abituati col Natale, il primo dell'anno, e nella prima solennità noi ricordiamo che dall'Oriente un gruppo di magi, la tradizione dice poi tre, ha trovato anche i nomi e anche improbabili giri di viaggio verso il nord Europa, e comunque secondo la narrazione evangelica, che per i superficiali ha il tono di una fiaba ma è un racconto storico, seguono questa stella, sono ascoltatori del cielo e vanno ad adorare il bambino Gesù presentando dei doni. Ecco, io ho il piacere di dire queste cose, queste grandi, profonde verità, misteriose ma molto belle, che riportano la verità nella bellezza. Sono in casa del carissimo Ugo Tivoni, insieme con Giulio. Voi dite: ma siete voi tre magi? No, ecco, non, qualcuno magari si sarà confuso, non siamo noi re magi, però noi dopo la domenica, che sarà dedicata al battesimo di Gesù nel fiume Giordano, siamo in partenza per l'Africa. Ecco, l'Africa è talmente grande che bisogna anche indicare, secondo me, uno dei 53 stati che la compongono. Andiamo in Camerun, e non andiamo in tutto il Camerun, ma andiamo a Bafoussam, è un altopiano che si trova dopo la capitale Yaoundé. Ecco, allora io penso che sia un fatto molto significativo e li ringrazio perché hanno accettato questa proposta, che sembra un po' fuori tempo e fuori luogo, perché con il clima di dissidio, di guerra, di incertezza, di paura anche, diciamolo chiaro, che sta pervadendo tutti i nostri cuori, la nostra mente, cosa salta in mente a tre personaggi, che poi siamo noi, di andare a fare un viaggio in Camerun. Allora adesso io volevo fare l'intervistatore, perché noi facciamo dei corsi altro che RAI, no? Non è la RAI ma qualcosa di più, e allora volevo chiedere a loro che, perché viaggiano e che cosa hanno in mente mentre si stanno preparando questo viaggio. Io comincerei con l'ospite d'onore, che è il nostro Giulio. Grazie. Prego. Perché questo viaggio? Perché è un po' di anni che ci pensavo, sinceramente, e così avevo questa idea di fare un'esperienza non vacanziera, perché ho viaggiato parecchio, ma soprattutto per lavoro,
andando in posti un po' particolari, quindi in stati dove diciamo che il benessere, per come lo intendiamo noi, non esiste, e quindi ho pensato di fare un qualcosa che mettermi un po' al servizio, diciamo così, di questa gente che potrebbe aver bisogno di qualsiasi cosa, partendo dal principio che andiamo in un posto dove esistono delle realtà, una povertà estrema e un estremo bisogno di aiuto. Poi esattamente cosa sarò in grado di fare, questo non lo so, anche perché non sono un medico, forse almeno un idraulico, potrei scavare un pozzo. Però partendo da un principio di buona volontà, diciamo così, sono pronto a fare qualcosa per dare una mano, partendo appunto dal principio che c'è bisogno di tante cose e una mano in più, anzi due mani in più, fanno sempre piacere, sono sempre utili. Diciamo che questo è un po' il... Grazie, vedo che anche una dimestichezza notevole con il microfono. Si dà il fatto che il più esperto di Africa, non tantissimo, non voglio, è il sottoscritto, però sai che qual è il pericolo più grosso che tu stai correndo partendo lunedì insieme al nostro Ugo e sottoscritto per il Camerun, per l'Africa? Tra parentesi, raggiungiamo la missione dei Saveriani nell'altopiano di Bafoussam. È che tu dai un dito, un'unghia ti prendono il dito, dai un dito ti prendono la mano, dai la mano ti prendo, sei consapevole del rischio che stai rischiando, la tua incolumità psicologica, dedicandoti alla missione e ai poveri? Diciamo che sì e no, nel senso che non avendo mai fatto un'esperienza del genere non so esattamente cosa ci aspetterà, però penso di essere nato pronto, così si dice, quindi disposto a provare un'esperienza di questo tipo. Bene, passo al nostro carissimo che felicemente è sposato, difatti la moglie non si vede mai qui, che ci ispira e ci vigila, il quale è appena andato in pensione. Naturalmente la banca sua ha rischiato un tracollo, però si stanno assestando, perché una presenza di questo tipo improvvisamente assente. Allora, Ugo, qui si tratta di sapere che cosa ti sta muovendo. Bene, io non lo so. Sinceramente, che cosa mi sta spingendo, non lo so. Di certo so che non vado in vacanza, di certo so che non sto scappando dal tran tran quotidiano familiare. Io so che chi viaggia si arricchisce, e una persona ricca, penso che più ricca, sia un vantaggio un po' anche per tutte le persone che la frequentano. Io parto non sapendo alcun dettaglio di dove vado, di chi incontrerò. Parto povero, sperando di tornare più ricco, e mi metto a disposizione e spero di rendermi conto di essere utile per qualcuno o per qualcosa, e a questo punto vorrà dire che avrò messo a frutto il mio viaggio e avrò dato un senso a questo viaggio. Allora, io qualcosa so dell'Africa e un po' del Camerun. Il Camerun l'ho visto tanti anni fa dalla sponda opposta del fiume Logone, perché sono stato in Chad, quasi al confine, e ci accolgono i Saveriani. I Saveriani hanno una storia con la missione sia in Camerun che in Chad notevole. Vi avverto che viene a prenderci con la furgone taxi, non so come si possa chiamare, un saveriano cinese. Il capo della comunità, cioè la guida della comunità, è messicano.
poi c'è una, mi pare un congolese, e il quarto è un bresciano della noce, padre Gianni, che è l'ispiratore di questo viaggio che ci accoglie. Che cosa vi detta questa idea? Stiamo adesso alla comunità saveriana, questo miscuglio di provenienze su un'idea comune, che è quella per loro missionario e di annunciare il Vangelo. Che cosa vi suscita questa? Però mi hai fregato, perché lui gli ha passato le domande, quindi è stato bravo e ti ha risposto bene, invece che dovevo improvvisare. Mi ricordo un po' la barzelletta, c'era un cinese, un messicano. Beh, sicuramente conoscere delle persone che vengono da posti così disparati nel mondo è un qualcosa di buono, anche perché ci si trova tutti con lo stesso intento, e fa piacere sapere che ci siano persone che vengono un po' da tutti questi paesi, ecco. Sarà l'occasione anche per imparare il cinese, no? Che è sempre stato un grande tema. Allora, sentito la risposta, pronto, e poi è radiofonico, è telegenico, quindi progetto Vangelo dopo questo viaggio è destinato ad allargarsi, già abbiamo qualche milione di spettatori, così a braccio, figuratevi quando entreremo in queste tecniche. Hai solo un problema, devi convertirmi, prima o poi faccio tutto questo. Ma la conversione, guarda, tu vai a cavallo. No. Va bene, ne parleremo. Prego. No, io sono molto curioso di questo viaggio qui, perché voglio essere presente quando Giulio in dialetto valtrumplino parlerà col congolese. Quello è uno stimolo che mi interessa molto, voglio vedere, sì. Però ecco, credo molto anche nella provvidenza, e quindi penso che qualcuno ci aiuterà in questo, nella comunicazione. Poi ritengo che abbiamo un argomento in comune, quello della fratellanza, quello dell'amicizia tra popoli diversi, e avere un soggetto, un'idea in comune, penso che ci aiuterà moltissimo. Certo. Dunque sarebbe interessante, magari noi assicuriamo il nostro pubblico di devoti e di persone che vogliono riflettere sul significato del Vangelo, il fatto che con molta autoironia, con l'ironia si fanno le cose importanti, perché siamo sempre uomini come tutti gli altri, anche quando facciamo qualcosa che esce un po' dallo schema, e anche qualcosa di bello come questo viaggio. Noi speriamo di donare qualcosa a questi amici fratelli africani, e siamo certi di ricevere qualcosa. Come collocate questo semplice fatto di partire con uno scopo di fratellanza, di amicizia, di amore, di fede, con l'attuale clima di tensione drammatico che ci raggiunge quotidianamente attraverso i media e attraverso questi episodi di guerra di cui prima stavamo un po' parlando insieme? Che domanda questa. Beh, allora, innanzitutto non ci sono né un israeliano né un palestinese, e quindi se ci fossero stati avremmo messi d'accordo meglio probabilmente, perché ucraini e russi anche, quindi mi hai parlato di un messicano, di un cinese, e quelli si vogliono bene di sicuro, perché non ci sono mai stati attriti. Non lo so, una domanda onestamente alla quale non saprei rispondere, però partiamo con dei buoni intenti, e almeno da parte mia, ma credo anche da parte del mio compagno di viaggio, tu sei già esperto in queste cose, tanta buona volontà. E poi forse perché mi reputo una persona molto pratica, ho sempre risolto problemi quotidianamente per questioni di lavoro, e credo che qualsiasi cosa troveremo, potremmo trovare una soluzione, o quantomeno ci possiamo provare. Ugo? Ma le guerre, si sa, distruggono non solamente le case, distruggono gli animi, distruggono
distruggono la volontà di crescere, portano chiusura, portano paura. Ecco, nel mio piccolo, una risposta a questa situazione qui è invece viaggiare, aprirsi e rendersi disponibile con il cuore in mano. A questo riguardo si tratta di spiegare, un po' lo spiego a me stesso, perché alla venerabile soglia dei 75 anni, che io compirò subito dopo il ritorno dal viaggio in aprile, si senta l'esigenza ancora di viaggiare. Non è turismo, lo diceva molto bene prima, ma è desiderio di incontrare, conoscere, dare una mano, essere aiutati aiutando gli altri, visto che possiamo anche farlo per esperienza. Ecco, e io credo molto che sia importante che qualcuno abbia il coraggio di muoversi, soprattutto io penso ai più giovani, penso ai vostri figli, penso ai nostri amici tantissimi, di non aver paura del mondo, ecco, di avere il coraggio del mondo, che non vuol dire andare nel pericolo a tutti i costi per fare poi il reportage del dolore e della morte, che sono cose che ci sono comunque, ma per maturare insieme l'idea di un mondo dove si può lavorare insieme. Così. Tra parentesi, Giulio è un imprenditore, l'avete sentito anche dal tono, e Ugo è un funzionario di banca. Io ricordo che avevo creato una certa impressione negli africani perché ho celebrato San Faustino nella parrocchia che ho fondato in Benin. Sono stato tramite, niente di straordinario, però mi ricordo che il parroco aveva rimarcato le cose che avevo detto, perché ho detto: guardate, i bresciani sono particolari perché sono mediamente dei grandi lavoratori, tranne il sottoscritto, cioè imprenditori inventano il lavoro, e da sempre sono autonomi, perché il lavoro crea una sorta di autonomia anche pericolosa, nel senso che uno può dedicarsi totalmente ai soldi e prendere la tangente o così via, o le dà anche le tangenti e così via. Ma in realtà questo lavoro a Brescia è anche cultura ed è anche fede. E cioè c'è di mezzo nel lavoro la dignità delle persone. Ecco, questa mi sembra una cosa che io, che sono molto concentrato sul fatto dei magi che vanno ad adorare il Figlio di Dio e Gesù Cristo che nel battesimo manifesta la sua missione, la sua divinità, però tengo presente questo fatto, credo che questo fatto avrà degli sviluppi anche per noi in questa spedizione. Cosa ne pensate? Ecco, ho detto delle cose esagerate. Da ex imprenditore, allora sì, effettivamente la cultura bresciana è una cultura basata sul lavoro. Però allo stesso tempo tanti imprenditori che conosco, al di là di quello che è il loro arricchimento personale, perché naturalmente telfe mia per niente, si può dire in dialetto, sì, dai. Pronunciato bene. Comunque hanno creato un qualcosa simile alla famiglia all'interno delle proprie aziende, e questo li ha portati ad aiutare le persone nei momenti di bisogno, a quello che adesso è il welfare degli ultimi anni, c'è già da 30 anni in tante aziende che conosco, dove l'imprenditore è una sorta di padre che comunque poi la valutazione del questo gli do una mano, quell'altro magari un po' meno, era basata sull'impegno di queste persone o meno. Però c'è sempre stato, diciamo così, una sorta di creare come una famiglia per aiutare le persone che lavorano con te, perché se le persone che lavorano con te stanno bene, ok, rendono di più, vabbè, a parte quello, però lavorano anche per se stessi, hanno un approccio al lavoro e all'azienda che è diverso da quello che può essere un'azienda magari di grosse dimensioni, dove comunque tutto è spersonalizzato e la gente viene catalogata per numeri e basta. Grazie, comunque voce radiofonica. Allora, cosa pensi di questa
ho complicato troppo. Ma il lavoro, controllarmi questo viaggio. Il lavoro è, a me, io ho lavorato 43 anni e mi è sempre piaciuto molto lavorare, mi sono sempre molto divertito, ho faticato, certo non ho lavorato in miniera, ho lavorato in banca, però mi sono sempre dedicato a fondo nel mio lavoro e il lavoro mi ha permesso di riuscire a godere del suo frutto, si è riuscito a mettere su famiglia, i figli, i traguardi raggiunti attraverso il lavoro sono molto molto gratificanti. Ecco, allora noi potremmo continuare ormai all'infinito, però penso che questa puntata un po' particolare di Progetto Vangelo sia significativa e magari nel futuro potremo lavorare insieme su questi concetti. Tra parentesi, non abbiamo chiesto la consulenza della SLAIN su questo discorso sul lavoro e nessuno di noi a Capodanno aveva la pistola carica in tasca, quindi noi siamo fuori dal circolo di queste tensioni di carattere politico che stanno pervadendo tutta la nostra Italia. E però volevo soltanto ringraziare i due carissimi amici che saranno i protagonisti di questa esperienza e ringraziare anche Paola che ci ospita, Marco Terna che fa le riprese, Guido Uberti che è sempre pronto a darci la voce del Vangelo, che ci mette sempre in quote molto alte. Noi torneremo, però durante il viaggio faremo un diario, potremmo titolarlo in diversi modi, paragone con immagini è troppo alto, ma anche siamo solo in tre sommari è troppo basso. Insomma, noi siamo tre bresciani che hanno una storia diversa, che fortunatamente diventano amici e si rendono disponibili ad accettare un viaggio, a far conoscenze e lo riferiremo. Siamo anche noi nel piccolo portatori di quella che si chiama fiducia e speranza in un mondo diverso. E quindi faccio ancora gli auguri a tutti e ringrazio i compagni di viaggio, Paola, Marco e tutti, e tutti i 4 milioni di spettatori che mentre parlavamo si sono chiamati e c'è Ressa davanti alla televisione. Non parteciperemo al Festival di Sanremo. Buon anno a tutti.